SMG con cui io ho mai giocato. Let's go, bitches! Come avete sentito dall'intro, questa è una delle classi più forti con l'SMG con cui ho mai giocato. Questo video è preso dalla live streaming del 2 febbraio all'uscita del DLC ed è una nuclear velocissima, bellissima e ovviamente skilladissima con quest'arma. Stavo provando un pochino di accessori, un pochino diciamo di armi, eccetera, eccetera. In questo caso specialmente gli SMG, perché mi diverte molto utilizzare gli SMG nelle mappe nuove per poter rushare, scoprire nuovi punti, scoprire nuove shortcut, cioè scorciatoie, eccetera, eccetera, per la mappa. In questo caso stavo giocando con il Weevil o P90, come mi piace chiamarlo. Per prima cosa dobbiamo parlare di quest'arma e una cosa subito fondamentale è il suo caricatore, che è ben di 50 colpi, mentre invece ha un caricatore esteso di 67, quindi non vedo molto l'utilità di mettere questo accessorio. Per quanto riguarda il danno, bene, quest'arma è molto strana. Praticamente ha un danno, diciamo, diviso in quattro distanze. Tutte le armi hanno, diciamo, un danno o medio e lungo o corto, medio e lungo. In questo caso invece abbiamo un danno corto di 30, cioè uccide con 4 colpi, un danno medio corto di 29, un danno medio lungo di 23 e un danno per, diciamo, per le lunghe distanze di 19. Quindi vuol dire che quest'arma ucciderà con 4 colpi fino a una distanza più o meno di 19 metri e poi ovviamente dai 25 metri in su arriveremo a uccidere con 5 colpi e poi fino a 6. Per quanto riguarda il radio di fuoco, quest'arma spara abbastanza velocemente, non è velocissima, e parlo di 720 colpi al minuto, molto simile al PDV MSMC di Black Ops 2. Quest'arma comunque non è una delle migliori tra le SMG, ma è un'arma che può fare un po' di tutto. Ha un ottimo rinculo, ha un ottimo hipfire, ha un larghissimo caricatore che la consente di comunque essere un'arma per rushare, correre e non ricaricare mai. E quello che consiglio io di utilizzare su quest'arma è di utilizzare gli accessori estrazione rapida, calcio e fuoco rapido. Fuoco rapido dopo la patch è diventato un qualcosa di incredibile, ragazzi. Io ci sono rimasto, specialmente sul Weevil, vedrete cos'è, e specialmente dal video che state vedendo, spero vi piacerà quest'arma. Oltre a questo, calcio lo trovo fondamentale su quest'arma perché le consente di fare comunque dei long range e di essere molto più precisi, perché ha un rinculo veramente particolare. Quindi il mio consiglio è utilizzatelo. Ho provato a giocarci senza, ma devo dire che non è la stessa cosa. Non so per quale motivo, non è che mi piaccia tanto giocare con quest'arma senza il calcio. Estrazione rapida fondamentale. E per quanto riguarda i perk, il mio consiglio è di utilizzare il classico setup che vi ho sempre detto per le nuclear o comunque per pubblica, cioè antischegge, prestigiatore, sciacallo e maschera tattica. Questa è un'arma per correre, rushare, sbattetevene di avere propulsione furtiva, non vi serve a niente, sbattetevene di usare magari qualcosa per correre e sparare contemporaneamente. Pensate solamente a rushare, a correre e sparare, non preoccupatevi di granate, non preoccupatevi di stun, flashbang, shock charges e tutto quello che succede. Correte, sparate e uccidete. Bene, siamo arrivati alla fine del video, bitches. Io, prima di arrivare comunque alla nuclear, voglio parlarvi della piccola programmazione che sto per fare in questi giorni e di alcune anticipazioni, cioè vi voglio dare alcune informazioni sui video che ci saranno. Bene, per prima cosa voglio parlarvi del fatto che tratterò altre armi nella serie Versus. In questo caso parlerò proprio di VMP versus CUDA, quindi spero vi piacerà sapere quale tra le due armi è migliore, in cosa una è meglio dell'altra, cosa fanno, eccetera, eccetera. Oltre a questo tratterò anche due cecchini, cioè l'SVG e l'Locus, perché tutti dicono, eh sì, l'SVG uccide con un colpo dalla cintola in su, cioè da sopra le gambe praticamente, mentre invece l'Locus no. Ma quello che vi voglio dire io è, siete così sicuri che l'SVG sia veramente più forte dell'Locus? Bene, scopritelo nel video, spero vi piacerà. Allo stesso tempo voglio portarvi due commentari molto interessanti che vi prometto da tempo, ma li devo fare perché non sono proprio così facili come pensate. Si tratta la connessione, come funziona, come influisce su Call of Duty, cos'è la lag compensation? Cosa vuol dire avere tanto ping, tanto upload, poco download e tutte queste cose? Come influenzano i vari valori? Comunque, ecco qui la nuclear, siamo arrivati, eccola qui, sta per accadere. E oltre a questo, un altro video che farò è la sensibilità, come funziona. Ovviamente, questo è anche un altro episodio molto particolare, quindi non lo sto preparando, sto raccogliendo tutti i dati e le informazioni per fornirvele, perché voglio spiegarvi veramente come funzionano queste cose, che non, ho notato che non vengono trattate o comunque spiegate. Io
diciamo, ho imparato queste cose giocandole, diciamo, un pochino da autodidatta. Io spero vi sia piaciuto il gameplay, io spero vi sia piaciuta la classe Overpower. Spero che metterete like e mi farete sapere se ovviamente vi è piaciuta e vi ha aiutato questa nuclear, questa classe. Ci vediamo in streaming oggi, di solito verso il solito orario, verso le 3, 4 più o meno. Io sono Power, il vostro giocatore di Call of Duty preferito. Let's go, bitches! Spolliciate e commentate questa classe, let's go!